Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Dolci Viaggi Leggeri. Oggi andrò a realizzare un dolce alle carote, il carrot cake. Quindi vi lascio subito alla ricetta e vi ricordo che tutte le dosi e il riepilogo della preparazione sono all'interno del mio blog. Se voi cliccate il link che vi lascio nell'info box dove scrivo la ricetta sul blog, vi porterà direttamente alla pagina del mio blog dove tratto questa ricetta in particolare, quindi in questo caso la torta alle carote. Vi lascio alla ricetta. Voglio aprire una piccola parentesi riguardo le quantità di zucchero da utilizzare. 100 grammi se volete un dolce poco zuccherato oppure volete farcirlo con del Philadelphia mescolato a dello zucchero a velo. Poi le quantità dello zucchero a velo le deciderete voi in base alle vostre preferenze. Altrimenti utilizzate 150 grammi di zucchero. Io nella ricetta che vi mostrerò ne utilizzerò 100, ma e non l'andrò a farcire, ma proprio perché voglio utilizzare questo dolce per colazione e io preferisco un dolce poco zuccherato. Per prima cosa ho rotto le due uova dividendo gli albumi dai tuorli. Una volta fatto ciò, ho messo un pizzico di sale all'interno degli albumi e poi sono andata a montarli a neve ben ferma. A questo punto bisogna aggiungere lo zucchero all'interno dei tuorli e poi montare tutto per 1-2 minuti. Quindi 100 g di zucchero di canna e adesso andiamo a montare. A questo punto aggiungo la vanillina, il mezzo bicchiere di olio, il bicchiere di latte, il bicchiere di carote, ecco qui, ce la faranno scendere tutte. È un po' complicato perché sto utilizzando una mano sola, comunque sì, sono scese tutte. E poi la buccia del limone grattugiata. Mescoliamo il tutto. A questo punto bisogna aggiungere a pioggia la farina, 300 grammi. E 3 quarti di bustina di lievito. Bisogna aggiungere l'albume montato. Scendi albume! Con una mano sola è veramente imbarazzante, però va bene, eccolo qui l'albume. E adesso mescolare con movimenti dal basso verso l'alto, in modo tale da non farlo smontare. Mi raccomando. Piano, piano. Intanto accendete il forno a 180 gradi perché deve essere preriscaldato e
Ho imburrate e infarinate una tortiera, io ho preso questa da 18/19 cm di diametro. Io prendo sempre queste piccoline perché così posso realizzare dolci che finiscono abbastanza presto e quindi li ho sempre freschi. Allora, io in questo caso ho bagnato un po' di carta da forno e sono due fogli, vedete? Cioè due pezzi, però volendo potreste farlo anche con un pezzo unico più grande, io perché ho preso, cioè non ho preso bene le misure, e la bagnate un po' sotto l'acqua, la strizzate e le increspate con le mani e poi la mettete qui. Volendo però potete imburrare, come ho detto, e infarinare lo stampo, vedete lo stampo questo qui, che poi è lo stesso che ho utilizzato anche per fare la cheesecake del video precedente, anzi andate a vedere sul canale o nell'info box, vi lascerò il link della cheesecake perché è un dolce freschissimo e buonissimo. Una volta versato tutto l'impasto all'interno della teglia, la vado a livellare lievemente, anche se poi durante la cottura si livellerà da solo. Però io per sicurezza lo livello un pochino e poi aspetto che il forno diventi ben caldo e poi lo infornerò. Inforniamo, il forno è caldissimo! Dopo 38 minuti spengo il forno e lascio la torta all'interno del forno spento per circa 2-3 minuti. In realtà il tempo di cottura di solito varia dai 35-38 minuti. Dopo una 35ina di minuti voi comunque mettete un coltello all'interno del dolce e se risulta asciutto potete spegnere il forno, altrimenti fate come me, lasciatelo altre 2-3 minuti nel forno acceso.